Ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1992 scoppiò Tangentopoli. La lucida analisi di Indro Montanelli sullo scandalo delle tangenti sottolineò come la caduta del muro di Berlino e la fine dell'incubo comunista avessero creato i presupposti per mettere sotto processo un intero sistema politico ed economico, segnando uno spartiacque nella storia della Repubblica Italiana. Tangentopoli fu una cesura epocale che segnò l'inizio di una seconda Repubblica. Oltre alle 1300 sentenze tra condanne e patteggiamenti, l'inchiesta produsse forti conseguenze su più versanti, in primis su quello giudiziario, con l'abolizione dell'immunità parlamentare. Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Oscar Wilde. La curiosità del territorio di oggi ci porta ad Asolo a conoscere il più antico maglio d'Europa. Il maglio è una sorta di grande martello che colpisce lana o metalli come il ferro per lavorarlo e farne strumenti agricoli o anche armi. Il martello si muoveva grazie all'acqua e al torrente Muson. Qui si forgiavano le spade migliori di tutto il mondo e la presenza di questo antico edificio dal 1468 è di notevole interesse, non solo perché funge da esempio di archeologia industriale, ma anche perché rappresenta una caratteristica peculiare della marca, essendo i mulini ad acqua numerosissimi. Il maglio di Pagnano, restaurato di recente, conserva ancora la distribuzione interna originaria. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.